intanto l'ospite atteso. Gigi, mi senti? Aspetta che ti faccio la mute. Mi senti, Gigi? Sì, mi sento forte e chiaro. Oh, ciao, benvenuto Ciao. in Socialosa, prima di tutto. Socialosa Basket, la nostra associazione sportiva. Grazie a Ma voi per l'invito. Io mi siedo così non mi viene mal di testa. so che sei in Italia, immagino Olbia. Sì. Ma quello che hai dietro è uno sfondo, non è la finestra. Sì, è una sfonda. L'avevo usato quando ero a Istanbul per fare la sentenza a casa ed è rimasto. Eccoci. Ok, Eccoci. beh, intanto devo solo ringraziarti tantissimo per questa tua disponibilità, perché per noi è veramente un regalo importante e insomma, in questo periodo stiamo cercando di organizzare un po' tante di queste cose e quindi per noi è veramente un piacere poter scambiare quattro chiacchiere con te. Piacere, piacere Benissimo. mio. Allora, noi abbiamo dato appuntamento ai ragazzi oramai da un pochettino, per cui sono già collegati, abbiamo più di 100 ragazzi collegati in questo momento, qualcuno arriverà. Noi Allora, siamo ciao a già. tutti. Un saluto a tutti, allora. Perfetto, gli ho suggerito di mettersi in muto, per cui prendono i saluti e Ok. dicevo che abbiamo cercato di organizzare un po' questa cosa facendo, prima cercherò io di farti un po' di intervista, farti chiacchierare su alcuni punti, su alcuni aspetti e finiremo con delle domande che ho scelto, che hanno fatto direttamente i nostri ragazzi, per cui se la tecnologia ci assiste cercheremo di farli collegare direttamente e ti faranno loro queste 7 domande per chiudere in bellezza. Quindi, Perfetto. ok. Allora io parto con un argomento probabilmente scontato, ma dobbiamo iniziare per forza da un tema non banale che è quello della pandemia. E volevo capire un po' qual è il tuo stato d'animo su come stai affrontando, escluso tutti i discorsi di sport, di basket, eccetera, ma come affronti personalmente questo problema, questa situazione. Ma l'affronto, anzitutto, ovviamente, sai, si va per gradi, penso, no? Ognuno ha le proprie preoccupazioni. Primo grado è che sono fortunato che tutti i miei cari, le persone stanno a me, che stanno bene, e quindi questa è una preoccupazione in meno. Poi si va avanti e si pensa, insomma, a qualche problema che può causare tutta questa pandemia, come tanti immagineranno e possono pensare, e quindi penso ai miei cari o agli amici che sono molto preoccupati per le conseguenze economiche, diciamo, di questo problema. Personalmente sono in una situazione come tanti di aspettare decisioni dall'alto per riprendere un po' di normalità, non solo professionale, ma proprio sociale. E niente, vado avanti, guardo la giornata, cerco di rendere utili anche queste giornate di forzata reclusione, cercando di, cioè, pensando che quando poi tutto tornerà come prima, io devo essere pronto nel mio mondo a essere pronto a ripartire mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Certo, e, la situazione in Sardegna, se non ho capito male, è leggermente migliore di quella che abbiamo in Lombardia, ma avete quindi comunque state rispettando tutte le chiusure o avete avuto spiagge affollate nel weekend di Pasqua? Non credo, non ne ho sentito parlare. Sì, ecco, sicuramente ci sono molti meno numeri in Sardegna, però essendoci anche molti meno posti negli ospedali, l'emergenza arriverebbe prima. Però sembra che anche qui la pressione negli ospedali si stia, come dire, alleggerendo. Io vivo praticamente in spiaggia e a Golfaranci, che è la città alle mie spalle. Fantastico. Sono stati molto molto ligi e molto hanno seguito bene le regole. Era una bellissima giornata a Pasqua, ironia della sorte, però le spiagge erano vuote, non volava veramente una foglia. Sperando ovviamente tutti, in tanti, io sono contento, anzi un po' mi ha sorpreso anche l'Italia perché sono convinto che la stragrande maggioranza ha capito benissimo quanto è seria questa situazione, quanto
è importante stare a casa. Poi ci sono sempre le eccezioni che fanno notizia, però devo dire secondo me che il messaggio è stato recepito e si spera che tutta questa buona condotta, no? La maggioranza degli italiani porti a dei risultati in un futuro prossimo. Sì, sono convinto anch'io, anche noi come società diciamo ci siamo sempre mossi per i ragazzi mettendo la priorità come priorità la loro salute, poi infatti abbiamo sospeso quasi da subito tutte le attività in palestra purtroppo, però adesso ci stiamo dedicando a queste un po' attività virtuali. Ma anche lì sono stati messi al bando i runner, che è stata fatta una campagna contro i runner, quindi vietata la corsa ovunque. Penso di sì, penso non si possa correre anche qua. So che c'è il, come dappertutto, il vincolo dei 200 metri intorno a casa. Io poi venendo dall'estero devo fare proprio la quarantena per 2 settimane. Quindi sto a casa e non mi informo neanche se devo stare a casa e basta. Però sì, penso che anche qui i runner siano, perché poi il clima e anche il paesaggio qua invita, quindi hanno invitato. Senti, ma invece comunque hai provato anche tu che da questa quarantena possano esserci degli aspetti positivi che in qualche modo potranno anche portare dei miglioramenti a tutta la popolazione, insomma. Io penso sicuramente, però è un discorso molto delicato perché ci sono persone, per esempio come me, io ho la fortuna di poter stare a casa, anche in un bellissimo posto, e aspettare, meditare, riflettere, filosofeggiare, eccetera. Poi ci sono tante persone che sono veramente molto, molto preoccupate, a queste persone viene difficile fare tanta filosofia e cercare il positivo in una situazione del genere. Però mi hanno chiesto, sai, io sto facendo tante di queste chiamate, eccetera, perché la gente si sta inventando di tutto, no? Per trovare un modo di coinvolgersi e di rimanere in contatto, mi hanno chiesto come lo sport può aiutare in questo momento. Non era facile trovare una similitudine, perché non volevo neanche cadere nel banale, no? Dire non mollare, queste cose, il sacrificio, non volevo finire nella retorica, però una cosa che secondo me può dare uno spunto è che in ogni partita di basket, ma anche nelle stagioni, c'è sempre un momento in cui tu hai la possibilità di cambiare il trend, no? Di cambiare il momento di una partita. E tu lo cambi se sei mentalmente pronto a cambiarlo, se ti fai trovare pronto in quel momento. Quindi noi, è per quello che ti ho detto, io cerco di stare fisicamente e mentalmente pronto per quando sarà. E tutti, chi ci riesce più facilmente, chi più difficilmente, deve avere lo spirito di essere pronto e magari pensare a cosa servirà la società in questa fase, famosa fase 2, no? Per capire come essere utile e come anche uscire da una crisi personale o della propria azienda, eccetera. Però per quello, secondo me, penso che bisogna stare mentalmente pronti, attivi, per reagire al momento giusto, quando ci sarà la possibilità di reagire, di riuscire a tornare alla vita pseudo normale, oppure a quella fase di mezzo tra questa quarantena e la vita come prima. Se spostiamo adesso il problema all'interno del mondo dello sport, in Italia hanno già confermato la fine dei campionati senza segnare gli scudetti, retrocessioni, eccetera. In Turchia com'è la situazione? Stanno aspettando e prenderanno una decisione per il campionato turco a inizio maggio e per l'Eurolega a metà maggio. Quindi aspettiamo, non ho idea di cosa possa succedere. Più probabile che riparta il campionato turco o l'Eurolega? Non ho idea. Io penso che sarebbe più facile in teoria far ripartire il campionato turco perché si sta nello stesso stato, no? L'Eurolega si dovrebbe viaggiare. Poi c'è qualcuno che ha detto che l'Eurolega sta pensando di fare tutte le partite in una sola città. Non lo so. È ovvio e banale dire che va salvaguardata la salute, va fatto sì che i giocatori siano messi in sicurezza, così come tutte le squadre che lavorano intorno ai giocatori, tutte le persone, insomma, che il basket muove. Vediamo, se ci dovessero essere le condizioni di fine campionato, io penso che tutti lo vogliano, però ci devono essere appunto le condizioni di pensare solo alla pallacanestro. E già sarà una realtà strana perché senza tifosi, eccetera. Però almeno potersi concentrare sugli allenamenti alla pallacanestro, quindi dobbiamo essere proprio sicuri che non si rischi niente, ovviamente, e non so se ci saranno le condizioni per farlo. Ok.
Dammi una mano nello stimolare i nostri ragazzi e convincerli che devono mantenersi adesso in forma, che è importante quando stanno a casa. Tu come ti mantieni in forma? Quali sono le attività che fai? Avete solo squadre di giovanili maschili o anche femminili? Solo maschile, purtroppo, perché noi a Milano abbiamo grossi problemi di spazi palestra, quindi non siamo mai riusciti a inserire anche il No, basket perché il messaggio era femminile. chiaro, ragazzi, sta arrivando l'estate, bisogna farsi trovare fisicamente pronti per il mare. No, è una battuta. Sai, io sono entrato in un mondo che veramente non avevo idea, questo Tabata, questi YouTuber che dicono come fare esercizi a casa, no? Che all'inizio dicevo, vabbè, facciamo queste cose, però ci sono certi esercizi che sono veramente tosti. E quindi è un momento per lavorare sul proprio corpo, è un momento per lavorare su certe cose che prima non avevamo tempo di fare perché andavamo a giocare a basket e quindi pensavamo all'aspetto tecnico, tattico, però è divertente farsi una sudata. Io lo sto facendo principalmente anche perché mi aiuta proprio a stare meglio, sai, se io dovessi stare tutto il giorno a casa tra il divano, il letto, e leggere, e chiamare al telefono, eccetera, arrivo a un certo punto mi sento stanco di non far niente, no? Invece dopo allenamento, magari mi stanco lì perché è stancante, però dopo una doccia c'ho un'energia diversa. Lo faccio proprio per me mentalmente e anche per limitare i danni di questa quarantena forzata. Quindi manderemo una tabella adesso ai nostri ragazzi, E gli la allenatori, Gigi D'Atome. dovete fare qualcosa, dovete No, inventare. abbiamo già Noi mandato in giocatori giro. dobbiamo eseguire. Non c'è sempre lo stesso entusiasmo in tutti i ragazzi, chiaramente. C'è chi lo fa Immagino, immagino. spontaneamente, chi deve essere un po' più magari aiutato. Ok, cambiamo argomento, lasciamoci la pandemia alle spalle e andrei alla tua carriera. Ho già studiato un po'. Allora, tu hai iniziato la carriera a Siena. A questo punto, stamattina ho Sbagliato, Olbia. mandato. Sì, è vero, a Olbia, Scherzo, diciamo la scherzo. carriera professionistica. Comunque, su Siena, questa mattina ho mandato un messaggino a quello che era l'allenatore all'epoca a Siena, che era Recalcati, Charlie Recalcati, e gli ho detto che oggi ti avrei visto, avremmo fatto questa intervista, e gli ho detto: mandami se puoi una domanda da fare a Gigi. E lui mi ha scritto questo: raccontaci il tuo stato d'animo nel trasferirti a 16 anni da Olbia a Siena. Bella domanda. Intanto ringrazio Charlie perché è stato veramente, sai, non è stato lui a volermi perché lui allenava la Serie A e quindi io ero più delle giovanili il mio primo anno, però mi ha sempre aiutato a inserirmi con la Serie A, cercava sempre di darmi dei consigli, poi mi ha fatto giocare a 18 anni in Serie A, in Eurolega, mi ha chiamato in nazionale, prima volta, quindi Charlie è stato sempre molto importante nella mia carriera. Sai, era un sentimento molto strano perché era la prima volta che andavo via di casa, avevo grande entusiasmo di muovermi a fare questa scelta, andare a giocare con Siena, con la Serie A, allenato da Recalcati, allenarmi con i giocatori della nazionale. Era un salto triplo perché avevo appunto 15-16 anni, loro erano giocatori fatti e finiti, già affermati, però grande entusiasmo. Però il passaggio è stato difficile perché andavo in una città nuova, compagni di squadra nuovi, scuola nuova. Compagni di scuola nuova, quindi è stato veramente un po' così. Ovviamente adesso i cambiamenti li affronto con un altro spirito. C'ho 32 anni, sono passati tanti anni, ho fatto diverse esperienze, ma quando avevo 15 anni, 16 anni non è stato facile. Devo ringraziare molto mia mamma che è stata vicino nel primo passaggio e quindi perché ci teneva che io potessi concentrarmi solamente sulla pallacanestro e sulla scuola, nel senso non dovevo farmi da mangiare, non dovevo farmi lavatrice, tutte queste cose. Però poi l'emozione è stata grande appunto di condividere il campo con questi campioni. Grande, da una parte sì, voglia di dimostrare, però anche senso di cavolo, non so se ce la faccio perché sono così piccolo, così magrolino, loro sono così grandi, così bravi. Però mi hanno fatto vedere quanto dovessi lavorare per diventare quello che volevo diventare, no? Vedevo una grossissima differenza tra me e loro. E quello è stato utile. Però appunto all'inizio era grande, proprio spaesamento, però grande curiosità, grande entusiasmo e grande voglia di provarci. Per un'occasione che mi rendevo conto che era unica, che tanti ragazzi avrebbero voluto fare, ma non tutti avevano avuto quella possibilità. E quindi poi pian piano sono riuscito a inserirmi, a
pian piano, come sempre, con tanto lavoro, tanto impegno, tanta pazienza, a ritagliarmi delle soddisfazioni. Bene. Questo penso che sia anche per i nostri ragazzi ascoltare, che loro vedono i grandi campioni, i successi, vedono, ma non si rendono conto magari dei sacrifici, di quanta fatica hai fatto per arrivare ai livelli dove sei arrivato. Questo ho notato stamattina cercando un po' anche delle tue foto, un po' la tua storia, ho studiato. E ho trovato che ci sia un'evidente relazione fra la crescita della tua barba e la crescita della tua carriera come giocatore. Hai iniziato veramente a Roma con una barba appena accentuata e poi sempre più lunga finora. Pensi che ci sia questa relazione? Adesso proviamo a non tagliarla più per qualche anno, vediamo dove posso arrivare. Anche perché quando hai vinto l'Eurolega ti sei fatto tagliare i capelli, sì, ma non la barba. Quella era la scommessa di tagliarmi i capelli, che è lo stesso. Hai mantenuto la tua forza. Sì. Tornando un attimo a Siena, quello è stato il tuo primo scudetto, lo scudetto che hai nel palmarès? O... Sì, c'è nel palmarès, ma non me lo sento mio perché non c'ero neanche. Non ero neanche con la squadra perché facevo le finali scudetto della mia categoria. Quindi risulta il palmarès perché ero nel roster, ma non è che lo sento mio. Quindi diciamo, come palmarès ti manca uno scudetto italiano tuo? Sì, assolutamente. Ci torniamo su questo argomento dopo. C'è una ragione per cui hai iniziato a giocare col numero 13 e poi sei passato al 70? Sì, inizialmente poi da ragazzino c'avevo il 15, ho avuto l'11. Il 13 si era liberato a Roma, era libero a Roma. Anche in nazionale quando sono arrivato. E 13 era il numero di mio padre, era il numero di mio fratello, non lo so, mi piaceva, quindi ho detto ok, libero, lo prendo io. Poi appunto a Roma sono stato 5 anni, quindi per 5 anni è stato il mio numero, in nazionale l'ho tenuto per, secondo me, dal 2008 al 2017, quindi almeno 9 anni l'ho tenuto. E poi invece l'ho avuto a Detroit, perché era libero, invece quando sono arrivato a Boston il 13 era occupato. Il 70 era libero, ho chiesto del 70 perché mi era venuto in mente così, sapere in che anno era nata la Santa Croce Basket Olbia, che è il club, la squadra dove sono nato, ed era libero, e ho detto ok, allora prendo il 70, e poi mi piaceva questa cosa del 70, che era un numero che nel basket ovviamente non prende nessuno, pochissimi. Al Fenerbahce ho tenuto il 70 perché c'avevo il bel ricordo di Boston. E poi quando ho cominciato a vincere col Fenerbahce, sono nazionale, ho detto aspetta che proviamo a cambiare numero, non si sa mai che non stiamo vincendo niente perché non c'ho 70, e quindi ci ho provato anche lì. Adesso mi piace identificarmi con questo numero, che poi mi ricorda le mie origini, no? Da dove tutto è iniziato, ed è bello ogni volta che se mi fermo a pensare, tu cavolo, dalla Santa Croce a Boston Celtics, nazionale, Fenerbahce, è un momento Di strada sicuramente ne hai fatta tanta. Ma la scelta iniziale del basket è stata più casuale, la volontà della famiglia, visto che mi sembra aver capito che hai parlato che il papà e il fratello, anche loro, erano atleti, o per amicizia? No, casuale no, perché mi portavano sempre in palestra ed era la mia seconda casa, diciamo, la palestra da piccolissimo, però è stata una forzatura condivisa, diciamo, e non ho mai avuto altri dubbi o momenti in cui dicevo no, non mi diverte più di tanto. È sempre stato un grande divertimento, una grande Grande passione, passione. e quindi non ho mai avuto incertezze. Allora, hai già accennato un po' tu alla strada che hai fatto e i posti dove praticamente hai abitato negli anni, quindi Siena, Roma, Detroit, Boston, Istanbul. Qual è la miglior città per viverci, escluso il Sì, motivo ma sportivo? sai, per me ovviamente noi siamo sempre privilegiati, quando c'hai, nel senso, quando c'hai delle certe possibilità, vivi bene ovunque, no? Però le città che mi sono entrate nel cuore sicuramente Roma. Roma sono stato benissimo, Istanbul l'adoro, e Boston anche era veramente bella, era molto attiva, grande energia, una città anche benestante, quindi ero stato bene. Poi sai, vivere appunto a Boston da giocatore dei Celtics, Istanbul da giocatore del Fenerbahce è un'altra cosa, però io devo dire che queste tre città sicuramente ce le ho nel cuore.
E invece raccontami proprio con due parole, due aggettivi per ognuna di queste esperienze sportive. Partirei magari da Roma, dove c'è stata un po' la tua esplosione come giocatore, arrivando fino oggi al Fenerbahce. A Roma è stata una crescita, la mia crescita da giocatore. In 5 anni sono cresciuto molto e sono arrivato appunto a poter, poter provare l'avventura NBA. Mi hai detto poche parole, ne No, sto. certo, no, volevo anche sapere invece l'esperienza poi che hai fatto, ad esempio, in NBA e poi successivamente Ah, quella di NBA Istanbul. molto, molto intensa come esperienza, molto esaltante all'inizio, specialmente per entusiasmo, eccetera. Molto intensa perché è stata anche molto sofferta per tutti i mesi in cui non avevo possibilità di giocare. E anche grande, ancora la gratificazione è stata enorme perché poi dopo tanta sofferenza aver visto il campo ed essermi divertito a livello NBA è stata una figata. Fenerbahce è stata un po' la, come posso dire, consacrazione, non so, nel senso, io sono andato a Fenerbahce per vincere perché fino a quel punto non avevo vinto niente in carriera a livello di squadra e quindi sono andato per vincere e abbiamo vinto tanto in questi anni. Ci siamo ritagliati un ruolo importante nell'elite del basket europeo e quindi è stata la consacrazione mia come giocatore ad alto livello europeo. Ecco. E il palazzetto più emozionante dove hai giocato? In casa è stato sia bello a Boston quando i tifosi cantavano il mio nome, è stato molto emozionante. Al Fener anche c'è una grandissima passione in casa e da brividi ogni volta. Fuori casa invece il pubblico del Pana per me è speciale il calore che c'è, il casino che fanno quando giochiamo lì, anche perché io sono cresciuto guardando appunto il Panathinaikos vincere i titoli con Obradovic, che è il mio allenatore adesso, e quindi aveva sempre un sapore speciale per me. E anche adesso, quando fanno tutto esaurito, è veramente una bolgia incredibile. Quindi vincere in quei palazzetti poi è una grande soddisfazione. Dopo su Obradovic penso ci sia una domanda di quelle speciali finali. Entrare nello spogliatoio dei Boston Celtic e presentarti ai tuoi nuovi compagni, come sei entrato in punta di piedi, come ti hanno accolto? Ma mi hanno accolto bene, era una grande occasione per me, un cambiamento dopo tanti mesi di frustrazione, appunto, e quindi niente, ho cercato di reinserirmi velocemente perché era durante la stagione, quindi non c'avevo tanto tempo da perdere, però il gruppo è stato veramente carino, mi hanno subito ben voluto e poi sai, nello spogliatoio ho sempre imparato che all'inizio, specialmente all'inizio, devi parlare meno di tutti e lavorare più di tutti per farti rispettare, no? Per non arrivare a fare specialmente io, che ero veramente l'ultima ruota del carro. Però devo dire che subito quando poi cominci a giocare ti guadagni rispetto in campo, allora poi automaticamente lo guadagni anche in spogliatoio. Nelle ultime settimane, anch'io con poca attività, diciamo, di società, di palestra, mi sono divertito a fare una serie di interviste doppie ai nostri giocatori che devo ancora completare perché voglio toccare tutte le squadre. La domanda che ho fatto a tutti, è Eurolega o NBA? La stessa domanda la faccio anche a te, visto che forse l'unico tra tutti quelli a cui ho chiesto che può spiegarci veramente No, qualcosa di. ci sono bellissime cose dappertutto, in tutte e due. Sono basket ad altissimo livello, è come scegliere, sai, tra la madre e il papà. L'Eurolega è più tattico, più tecnico anche, perché in NBA ci sono un atletismo, una velocità di gioco che ti permette anche di recuperare un errore tattico in niente, appunto per la potenza atletica che hanno. Però ovviamente all'NBA ci sono i migliori giocatori del mondo, sono in NBA. Non tutti e 450 giocatori NBA sono i migliori 450 del mondo, ma i top 20, 30 sicuramente. In Eurolega c'è, penso, durante tutta la stagione più passione. Sì, la passione si sente di più nelle partite quando vai a vedere, anche perché il peso specifico, no, di ogni partita per noi è più importante. Però, insomma, dove si casca bene da tutte e due le parti. Certo, ma anch'io sono assolutamente sbilanciato verso l'Eurolega come preferenza. Passiamo alla nazionale. Tu sei il capitano.
considerato roster di questa nazionale, di quella che abbiamo avuto negli ultimi 4-5 anni, le aspettative dei tifosi sono sempre state altissime, i risultati un poco meno. Sono state troppo alte le aspettative da parte dei tifosi o ci sono dei problemi reali di aver poco tempo di allenarsi insieme, non lo so, che portano questa nazionale a far fatica a spiccare il volo? Allora, per farla breve, no, per poco tempo per allenarsi, no, perché il tempo per allenarsi è lo stesso per tutti, quindi non può essere una scusa. Penso che sicuramente ci sono stati dei giocatori in questa nazionale, in questa generazione, che prima non c'erano mai stati a livello di talento. Basta pensare appunto a Gallinari, che è un italiano che ha fatto le cose che ha fatto lui, o Bargnani o Berinelli. In NBA non c'erano mai stati prima. Questo non vuol dire che automaticamente la squadra acquisisce un valore di primissima categoria, anche perché tante altre nazionali hanno ormai giocatori NBA, anche All-Star ormai in Europa. Penso che le uniche due estate in cui noi potevamo fare qualcosa, in cui avevamo il roster giusto per provarci, perché eravamo con tutti i ruoli coperti, diciamo, con tutte le dimensioni per essere pericolosi, erano 2015 e 2016. Nel 2015 siamo usciti ai quarti di finale al supplementare con la Lituania, nel 2016 ai supplementari all'Olimpico, al preolimpico per andare alle Olimpiadi. Quindi, come sempre, per niente, per mezzo canestro poteva andare avanti ed era tutta un'altra storia. Quindi veramente ho poco da recriminare alla squadra in termini di impegno, eccetera. Certo, avessimo fatto quel mezzo canestro in più, tutto il giudizio cambiava. Certo. Quello è come si dice, il giudizio un po' crudele e insindacabile dello sport, no? Però fa parte della nostra vita e quindi è giusto prenderci le critiche e andare avanti. Poi nazionale c'ha quella formula che in 10 giorni, 2 settimane tu ti giochi una carriera a volte, no? Quindi l'importante è esserci sempre, andarci con grande serietà, grande impegno e sperare che arrivi l'anno in cui noi siamo al top mentale, fisico e di fiducia, anche nel momento giusto, per poi fare l'impresa. Quindi noi, quando potremo esserci, dobbiamo esserci e aiutare la nazionale a fare il meglio e basta, continuare a esserci come ho sempre cercato a fare. Poi, ahimè, ecco, quello a cui dispiace di più di tutti che non abbiamo vinto sono io, perché è l'unica cosa che mi manca nella mia carriera. Però, quando il campo parla, è così e basta. Certo, grazie. Allora, sabato abbiamo un altro appuntamento con un tuo compagno di nazionale, faremo un'intervista con Abbas. Cani porci, allora stai chiamando. In quanto No, scherzo, abbi capitano, veramente in gamma, sarà molto in quanto interessante. capitano, hai una domanda da suggerirci? Da Chi farmi, è il tuo bella magari capitano anche. preferito della nazionale? No, puoi chiedergli. Sai, a me piace raccontare ai ragazzi, specialmente che magari mi vedono in Eurolega o quando ero in NBA nazionale. Io non sono nato in nazionale, c'è stato un percorso, no? E anche Abby ha fatto un percorso. Mi piacerebbe che raccontasse le difficoltà più grandi e come ha superato delle difficoltà o che difficoltà vede che deve superare adesso. Perché veramente tutti. Oddio, la stragrande maggioranza dei giocatori attraverso delle difficoltà, ma lo stesso LeBron che nasce quasi in NBA, a parte il talento che ha, ma ha lavorato tantissimo per essere lì, non è tutto automatico quello che fa in campo, c'è un incredibile lavoro dietro. E quindi mi piacerebbe trasferire questo messaggio, uno che ci sono sempre difficoltà e che bisogna continuare a pedalare e a farsi il culo per essere dei giocatori migliori e appunto che c'è tanto tanto lavoro dietro. Perché? Perché è normale che sia così, lo sport è questo. Ok, io ho l'ultima domanda, già mi sembra di aver abusato della tua pazienza, che è una domanda secca, il miglior giocatore di sempre per te? Vabbè, Jordan, non l'ho visto giocare, ma non, cioè, la discussione è chi è il secondo migliore di sempre. Allora si può parlare, ma Jordan è Jordan. Ottimo. Allora, passerei alle domande dirette dei nostri ragazzi. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto. Allora, Proviamo. il primo che chiamo è Magnoni Leonardo. Quindi se Leonardo attivi la videocamera, se no ti cerco. Mi Eccolo qui. senti? Sì, Ti sento?
Perfetto, fai pure la domanda. E ti vedo anche, ciao. Cosa pensi di Obradovic? E se ci racconti una volta che, che ti ha fatto un cacciatone? Se vuoi ti racconto una volta che non me l'ha fatto, facciamo prima. No, Obradovic è... Non sto a dire quanto è bravo come allenatore, lo sanno tutti, e quanto ha vinto. Ti dico però che per fare l'allenatore bravo non basta urlare come fa lui, diventare rosso. Cioè lui quando urla e ci cazza, come hai detto tu, c'ha sempre ragione, perché lui vede tutto. Non è facile vedere 5 giocatori contemporaneamente e capire chi è che ha sbagliato, perché non è riuscito lo schema o la rotazione difensiva. Quindi è una mente brillante la pallacanestro. Poi una grandissima motivazione ogni giorno appunto a pretendere il massimo, prima da se stesso e poi dai suoi giocatori. E quindi quando un allenatore dà il massimo e pretende il massimo, tu puoi solo migliorare. Ed è per questo che io sono voluto andare a Fenerbahce e sono contento di essere ancora lì. Cazzatone ce ne sono tanti. Però lui si incazza sempre per qualche errore di, okay, anche di esecuzione, ma più per errori di concentrazione. Se c'è qualcosa che provi, poi in partita la fai diversa dal piano partita, ecco, perché non sei concentrato, perché tu hai voluto prendere un'altra strada, lui si incazza di brutto. O se sei egoista, lui si incazza di brutto. Se sei moscio, lui si incazza di brutto. Quindi so bene tutti i motivi per cui si incazza, però è molto difficile stargli dietro, ma è bellissimo. Ed è l'unico modo, penso, per raggiungere il massimo livello possibile da giocatore individuale e giocatore a livello di squadra. Anche. Ok. Grazie. Chiamo il secondo, Migliorata Filippo. Aspetta Eccomi. Che ti... Ok, perfetto, ti sentiamo. Grazie. Chi sono dei tuoi compagni con cui, sia del Fenerbahce che della nazionale, con cui riesci a giocare meglio? Trabocchetto sta domanda. No, allora, a me piace giocare lo stesso, con giocatori che sono intensi, che sono generosi in campo, ma non generoso non vuol dire quello che ti passa la palla, anche che magari tu fai un errore e lui ti copre, magari anche lasciando il suo per una rotazione di generosità, appunto, uno che si butta su una palla. A me piace giocare con questi giocatori. Allora, per esempio, non so se voi ricordate, non so quanto siete giovani, Cousin, per esempio, non è che dici è il miglior giocatore di sempre, non me ne voglia Cuso, però è un giocatore che io vorrei sempre avere in squadra, perché è fisico, è generoso, è altruista, si fa un gran culo sempre, lavora alla grande, ecco, quello è il mio tipo di compagno di squadra. Poi ci sono certi giocatori che magari sono più bravi tecnicamente o individualmente e gli si concede qualcosa in più. Però nessuno, secondo me, nessuno dovrebbe, insomma, peccare di egoismo, di lassismo, di queste cose. Passiamo alla terza domanda. Bibivino Luca. Ciao. Allora, volevo chiederti se stai seguendo un po' i giovani prospetti anche che arriveranno in nazionale, magari. Allora, li seguo più o meno, quello che fanno, leggo le notizie più che altro, non guardo le partite, però sento di Menno sicuramente, sento di Spagnolo, di Sasha Grant, di Procida. Questi ragazzi li seguo, Menno no, l'ho conosciuto al volo, gli altri li sento anche, quindi li seguo con affetto, e spero ovviamente che abbiano il più bel futuro possibile, la più bella carriera, che possano portare la nazionale dove fino adesso non siamo riusciti a portarla noi. Capito. La prossima domanda, Scaletti Alessandro. Sì, sta arrivando. Ciao. Perfetto, ti sentiamo. Volevo chiederti qual è la tua routine per il prepartita e se ascolti musica nel prepartita. Allora, io sono una persona veramente strana perché non ascolto musica nel prepartita. Tutti i miei compagni l'ascoltano. Io tante volte arrivo talmente carico e gasato che se ascolto anche la musica comincio a diventare quasi nervoso quanto sono gasato.
routine però inizia veramente quasi dal giorno prima, dagli esercizi che faccio prima dell'allenamento, del giorno prima, dopo l'allenamento, lo stretching la mattina, il riscaldamento prima del riscaldamento della partita, durante il riscaldamento, è veramente una routine. Non so se adesso è un'occasione unica, faccio anche pubblicità, che non so quanto sia bello farlo, però ho scritto un libro l'anno scorso e c'è proprio un capitolo dedicato alla routine, la mia routine della partita. E ci sono tante cose, sia fisiche, per stare bene fisicamente, ma e tante superstizioni anche. E lì le racconto, è veramente lunga la storia, però c'è una routine per stare bene fisicamente, proprio per stare bene, in forma, forte, con fiducia, quindi io tiro tanto per essere sicuro quando sono in partita, sia durante la settimana che prima della partita. Poi non sto nel dettaglio a dirti tutti gli esercizi, però c'è sempre una routine e vedo che tutti i più grandi giocatori hanno proprio una routine maniacale. Io mi ricordo Spanulis, anche sia Spanulis che Tim Duncan, nel riscaldamento sempre facevano una ruota e poi andavano e mettevano il piede destro e toccavano la linea ogni volta, per dire, questa è una scemenza, però c'erano sta cosa da fare e loro la facevano sempre, guardavo sempre durante il riscaldamento e lo vedevo, lo facevano sempre, perché sono abitudini che ti porti dietro e ti aiutano a stare a giocare al meglio. Grazie. Allora, intanto che si prepara Riggi, Luca, io ricordo a questo punto il nome del tuo libro, che è il titolo del tuo libro, sì. Gioco come sono, che potrebbe essere l'occasione. Eh sì, in questo periodo potrebbe essere l'occasione per passare un po' di tempo. E eccoli, il nostro Luca Riggi è un ragazzo della prima squadra. Noi, la nostra prima squadra milita in C Gold. Vai Luca. La mia domanda è una domanda appunto sui minors. L'altro giorno seguivo la diretta di Bargnani per la giornata tipo e raccontava di quando vi incontravate in B2, quindi un livello simile al nostro, e mi chiedevo quanto poi fosse stato importante questo periodo da giovanissimo in B2 per poi la tua carriera nel Bacio, in NBA, e se è vero che le botte che si danno nelle minors italiane neanche in NBA. Allora, a me è servito molto, perché giocavo appunto contro giocatori che non erano a livello di giocatori della Serie A, però fisicamente sì, erano adulti, io ero ragazzino, e quindi mi abituavo al contatto, alle botte e anche alla malizia per certi versi di certi giocatori. Sì, mi ricordo tante botte, ma anche perché eravamo piccoli, quindi magrolini, eccetera. Poi pian piano siamo cresciuti anche fisicamente, abbiamo imparato a ricevere le botte e a darle, però quello è stato veramente utile, ma anche a livello di spogliatoio, proprio vivere lo spogliatoio da così piccolo, perché io ho giocato con la B2 quando avevo 13-14 anni, o 14-15, una cosa del genere, e quindi era la società di Orbia, sempre la Santa Croce, e quindi prendere quelle botte a 13 anni, 14 anni, capisci che il mondo dei grandi è un'altra cosa, non solo in Serie A ma anche in B2, quindi capisci sempre il discorso di prima, quanto c'è bisogno di lavorare per crescere fisicamente e tecnicamente, però mi ha aiutato veramente tanto. Bene, passiamo sulle ultime due domande. Lucchini, Andrea, un altro giocatore della nostra prima squadra. Mi si sente? Sì. Ciao Gigi. Allora, premetto che sto aspettando con ansia la live con Zion. Detto questo, volevo chiederti, tra i tanti giocatori che hai avuto modo di incontrare nella tua carriera, ce n'è stato uno in particolare, magari quando eri under, quindi penso a Siena, piuttosto che in altre esperienze, che hai preso come riferimento, sia per quanto riguarda lo stile di gioco, per cui magari hai provato a rubargli qualche movimento, sia per l'approccio alla partita o all'allenamento. Ti ringrazio in anticipo. Allora, quando io ero a Siena, uno che mi piaceva molto e che veramente appunto gli rubavo qualcosa e mi piaceva l'approccio che aveva era Zukauskas. Voi non penso voi ricordiate, ma era un lituano, un tre, tiratore piazzato piede a terra, era sempre canestro. E tecnicamente non era bravo, perché se gli... non voglio parlare male, ma non era secondo me bravo tecnicamente.
però c'aveva un'intelligenza, una concentrazione incredibile, faceva un sacco di canestri solo di taglio, solo per prendere il momento giusto al difensore per tagliare, fargli un backdoor, eccetera. Grande difensore, era un grandissimo difensore. E lui era appunto era un giocatore semplice, ma di un'incredibile concentrazione, sia in allenamento che in partita. Poi a Roma anche c'era De La Fuente, che è stato il capitano del Barcellona per tanti anni, e lo stesso era uno molto concentrato, molto serio, molto essenziale nel gioco. A lui gli ho cercato di prendergli qualcosa a spalle a canestro, era molto bravo a giocare. Poi sì, ho guardato tanto Basile come tiratore, anche se non sono diventato un giocatore come Basile, sono diventato un altro tipo di giocatore. Poi anche tanti giocatori NBA, magari cerchi di rubargli qualcosa, come il tiro a Nowitzki in fadeaway, o anche i fadeaway di Kobe, con le dovute proporzioni, però guardi e dici fammi provare questo movimento, vediamo se riesco a metterlo in pratica, eccetera. E anche adesso cerco sempre di guardare qualcosa e dico, questo è un movimento che potrei provare a fare, allora lo fai in allenamento da solo, poi lo fai in allenamento con i tuoi compagni, poi provi a farlo in partita. Però questa è una cosa che dovreste fare tutti, guardare giocatori che vi piacciono e dire ok, poi adesso con YouTube e tutto, veramente potete fare di tutto, spezzare i movimenti e capire veramente le dinamiche di qualsiasi singolo dettaglio. Bene, l'ultima domanda la lasciamo a Fadini. Alessandro. Sì. Ciao, come prima cosa? Volevo chiedere che opinione hai dell'Olimpia Milano, sia come squadra che come società, e se hai mai pensato di farne parte. E se? L'ultima domanda, non ho sentito? Se hai mai pensato di farne parte. Ah. Dell'Olimpia Milano. Guarda, allora, come società ovviamente non li conosco perché non ci ho mai giocato, ne sento parlare... Scusate, c'è un prurito all'occhio, che non bisogna neanche toccare gli occhi. Ne ho sentito... parlare bene, grande organizzazione, ancora di più adesso come Siena, ho fatto una bellissima facility. Dal punto di vista della società l'ho sempre sentito parlare bene. Ci sono state possibilità degli interessi, diciamo, era una delle opzioni, ecco. Però ho sempre scelto di, prima di andare, poi di rimanere a Fenerbahce, perché mi vedevo Fenerbahce come una squadra di più alto livello. Poi adesso pian piano è diventata anche una questione di rapporti umani, no? Finché, io l'ho detto, finché Obradovic mi vuole io rimango, cioè non voglio cambiare strada, a meno che lui mi diceva basta Gigi, va bene così, puoi andare. Però non lo so, in futuro può succedere tutto, può succedere che finisco la carriera al Fener, può succedere che vada a Milano, può succedere che vada a giocare in un altro stato, se sono professionista, quindi tornare in Italia mi piacerebbe, perché in Italia è casa, e quindi se essere felice cestisticamente vuol dire tornare in Italia, io sono il primo che voglio tornare a giocare in Italia, però per adesso mi sento più felice al Fener, e per quello che ho deciso di rimanere. Bene. Quindi mi sembra di capire che una delle nostre possibili scelte è quella di poter portare Obradovic ad allenare Milano, così possiamo prendere... Sì, ma Messina, come siamo da presidente, deve licenziarsi e poi firmare... No, anche Milano poi in ottime mani adesso, con Messina veramente l'ho avuto in nazionale, è al top, top, top. Bene. Senti, io allora, a parte che non so... veramente come ringraziarti, e sei stato anche carinissimo, mi hai messo a mio agio nel fare le domande, ero preoccupato, invece è stata una chiacchierata molto piacevole. Sì, ti chiedo solo l'ultima cosa, se riesci a chiudere facendo un saluto a tutti i ragazzi della Socialosa e chiudendo col nostro motto, che è quello di solo chi osa vola. Solo chi osa vola, bellissimo. Sì. Abbiamo le magliette, se ci sarà l'occasione ragazzi, te ne faccio avere una. Dai, volentieri, vi saluto, spero che non vi siate annoiati, spero che sia stato interessante, spero che possiate aver trovato anche un solo spunto su come essere dei giocatori migliori, e spero che torniamo tutti in palestra prima possibile, perché vuol dire che il mondo sta reagendo a questa pandemia e si tornerà alla vita normale, no? Quindi chi vola osa. Bravo, mi piace il motto. Complimenti.
Grazie Gigi, e tanti auguri per tutto. E no, chi osa vola. Che cazzo solo vola? Chi osa vola. Solo chi osa vola. Beh, ho fallito miseramente. No, no, però ci stava anche. Va bene, dai, ti ringrazio. Bene. E niente, tanti auguri per tutto. In bocca al lupo a tutti voi, ciao, ciao a tutti. Ciao Gigi, grazie ancora, ciao ciao. Ciao.